Che culo fottuto, che culo fottuto. Brucia, 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 fa male. Mi brucia il culo. Perché i soliti, al 95esimo, che culo spianato, proprio l'ano ce l'avete grande come una casa, così grosso. Detto questo, a parte tutto, ma si può fare così schifo come fa l'Udinese? Il pullman per 90 minuti ha messo il pullman. E si gioca, cioè, questi meritano la Serie B perché ogni volta che si va a giocare contro quella squadra qua fa così, gioca con il pullman. Cioè, adesso a parte tutto, la parte brutale, figa, è anche marcia sta cazzo di banana. Non so più le banane di una volta. Ha dominato l'Inter. Ha giocato 90 minuti nell'area avversaria, ha preso quel cazzo di gol. In contropiede che ero in live con Manu, gli ho detto che arriva, e poi ho esultato come un pazzo, ho esultato, speravo, a un certo punto ci credevo anche, ho detto speriamo che vinca, che così non l'Inter non vince lo scudetto se ci batte al derby, se ci batte, perché questa Inter qua non ci batte, questa, cioè, sta molto meglio il Milan, però è una prova di forza quando tu vai a Udine con una squadra che mette davvero, non gioca mai a calcio, non ci prova manco a giocare a calcio, mette un mega super pullman e riesce a ribaltare la partita. Guardate che sembra facile, ma non è facile ribaltare le partite con queste squadre che a calcio non sanno manco che cazzo sia. Devono ringraziare il Padre Eterno che Okoye, perché se no finiva anche a di più di 2-1. Era nell'aria, me lo sentivo. E io rosico. È inutile star lì, mi gira a cazzo, logico, rigore, non si può neanche star lì a parlare, rigore l'ha netto, coglione Okoye che gli va proprio addosso a tuffo su Turan. Raga, si torna a meno 14, il gelo, gira il cazzo, sapete perché mi gira il cazzo? Perché il Milan è forte e lo sta dimostrando adesso, abbiamo buttato nel cesso un mese e mezzo, se no potevamo stargli dietro a questa squadra. E invece li guardiamo come fanno a vincere. Raga, sempre forza Milan. Iscrizione al canale, lasciate 100.000 pollici in su. È devastante. Da c'è chi ha anche il coraggio di dire che non gli brucia. A me da tifoso del Milan, per me è devastante vedere queste cose qua. Non ce la faccio a vederti vincere. Però mi sto abituando. Sempre forza Milan.